Amici di Fano TV, buon pomeriggio da Sergio Catalani che vi parla dallo stadio comunale Pacifico Carotti di Iesi, dove si gioca il derby dell'ottava giornata di andata del campionato nazionale dilettanti Serie D Girone F tra la Iesina e il Fano, un derby sui generis in quanto, come tutti ben sapete, per disposizione del osservatorio che regola le attività sportive, le organizzazioni e i tifosi dell'Alma Juventus Fano non sono potuti essere presenti qui al Carotti. Come tutti ben sapete, c'è un gemellaggio ormai da quasi 30 anni, una decisione che ha lasciato un po' di stucco un po' tutti gli organi in settimana. E il numero 9 Trudeau, che tutti a Fano conosciamo bene, proprio mette nel mezzo Trudeau il colpo di testa e il gol della Iesina con Ragazzo, che porta in vantaggio la Iesina. Il cross di Trudeau, quindi è Cardinali verso Ragazzo che è libero, 1-2 verso Trudeau, c'è Lunardini ma Trudeau lo elude, Trudeau va via, punta Gregorini, vediamo Kevin Trudeau, entra in aria Trudeau, di Nesta si fa vivo, c'è il 2-0, Kevin Oliver Trudeau in azione solitaria, prova a innescare Gucci, Lunardini al limite, c'è Sivilla, Gucci verso Borrelli che entra in aria, vediamo Davide, Borrelli, il tiro di Borrelli, Gnosi, traversone interessante, Sivilla anticipato da Carnevali, quindi Lunardini, Favo che calcia direttamente, un passaggio a Gnosi, il tocco verso Sivilla in posizione regolare, Sivilla mette nel mezzo, c'è Gucci che colpisce di testa e c'è il gol in fuorigioco, il gol in fuorigioco annullato, il gol a Borrelli. Gara impeccabile da parte della Iesina che non poteva giocare davvero la sua partita migliore. Dal primo al 90esimo, festa grande per la Iesina, esultano i tifosi. Iesina batte Alma Juventus Fano 2-0.